Ciao a tutti amici di Football Senate, benvenuti in questo nuovo video. Siamo ritornati con la seconda parte dei tre migliori e i tre peggiori di ogni squadra di Serie A. Se vi siete persi la prima, la trovate adesso da qualche parte nell'eco sullo schermo. E noi, io direi di non perdere tempo, che sappiamo già sarà un video lungo. Vi invitiamo però solo a iscrivervi al canale, mettetevi molto comodi, attivare la campanellina, seguirci su Instagram e commentare nei commenti, anche perché commentare dall'altra parte è un po' difficile, quali sono i vostri tre peggiori, i vostri tre migliori di ogni squadra, o comunque se siete d'accordo con le nostre scelte oppure no. Detto questo, direi di partire e partiamo, Franz, con il Napoli. Vai. Partiamo col Napoli, i migliori del Napoli. Era difficile scegliere dei migliori e anche dei peggiori di squadre come Inter, Milan e Napoli, e noi abbiamo pescato Koulibaly, Zambo Anguissa e Fabian Ruiz come migliori della squadra partenopea. Koulibaly, che avete visto anche nelle varie top, sicuramente uno dei migliori, se non il migliore difensore anche di questa stagione, ma direi che è inutile e riduttivo andare a spendere altre parole su questo giocatore, che è semplicemente devastante e ammirevole da guardare, perché ti lascia sempre senza fiato per la prestanza fisica e per l'imponenza che dà in campo. Zambo Anguissa ha fatto un po' il Koulibaly del centrocampo quest'anno. È stato l'acquisto che non ci si aspettava, diciamo. Un acquisto arrivato sì comunque come comprimario, ma in generale doveva essere Demme il giocatore principale del centrocampo. Aveva fatto benissimo nell'anno prima, poi l'infortunio. Zambo Anguissa che si è imposto, ha messo fisicità in una squadra che comunque paga un pochino di fisicità, soprattutto dalla cintola in su. Sì, ed anche è la sua prima esperienza in una big, perché prima giocava nel Fulham, quindi... Assolutamente, ed è un Zambo che ha fatto veramente fare cambio di passo al centrocampo del Napoli. Bravissimo Zambo, bravissimo però anche Fabian, che ha svoltato sempre il centrocampo del Napoli, è tornato ai livelli del primo Fabian Ruiz, quello che si era visto con Maurizio Sarri, e Spalletti sicuramente è stato bravo in questo a metterlo a proprio agio, a mettere lo spagnolo in condizione di creare. Ha fatto tanti gol, ha fatto tanti assist, insomma, un centrocampista che è stato di davvero grande aiuto a questa squadra, per cui anche Fabian meritava di stare nei top. Siamo invece ai peggiori. Il primo è la più grande delusione di quest'anno per il Napoli, ovvero Piotr Zieliński. Il polacco, che era stato forse il migliore in assoluto dell'anno scorso del Napoli, quest'anno ha deluso tanto. Pochi gol, pochi assist, poche presenze anche in proporzione, con tante volte giocatori come il Mas o come Mertens solo tre quarti che gli sono stati preferiti. Zieliński, che forse non si è trovato bene con Spalletti, forse ha solo bisogno di cambiare aria, perché potrebbe anche essere arrivato il momento per il giocatore di provare una nuova esperienza. Fatto sta che ha fatto una stagione sottotono rispetto a tutte le qualità che gli abbiamo visto esprimere in questi anni. Abbiamo poi Politano che non ha fatto male, ha fatto male in proporzione agli altri, mettiamola così, perché di un attacco del Napoli che comunque è stato molto prolifico, tra Osimhen che ha fatto un'ottima stagione ed eravamo indecisi se metterlo o no nella top, tra un Insigne che tra molti alti e molti bassi ha comunque fatto una signora stagione, e il giocatore che, se si sommano gol e assist, ha avuto il miglior rendimento realizzativo della stagione del Napoli. Mertens ha fatto benissimo, Lozano quando ha giocato e solo ha fatto, Politano è stato quello un po' più sottotono, anche qua però è un po' al limite metterlo nei peggiori. Infine abbiamo Diciamo che c'era l'aggravante che aveva fatto benissimo con Spalletti all'Inter, ci si aspettava che il rendimento fosse più o meno quello. Assolutamente. Abbiamo infine Meret, un Meret che ha completamente perso il posto rispetto ad Ospina. Se si pensava prima potesse esserci un'alternanza tra i due, come era stato negli scorsi anni, addirittura un po' a favore di Meret, visto che in teoria lui è il portiere giovane, lui è il portiere del futuro di questa squadra, così non è stato. E a questo punto un suo possibile addio in estate, secondo me, non è da escludere. C'è una destinazione come quella della Lazio che è molto calda, vedremo quale sarà il destino di Meret, che comunque ha giocato solamente 7 partite ed è stato complice di errori come quelli di Empoli, che sono costati quasi lo scudetto a Napoli. Detto questo, possiamo passare alla Roma. I migliori della Roma sono, vabbè, Tammy Abraham, miglior realizzatore di quest'anno della squadra, stagione
sensazionale di Abraham, che è arrivato e si è subito imposto, del giocatore che nella storia della Roma ha fatto più gol nella stagione d'esordio fra tutte le competizioni, superando mostri sacri come Battistuta, come Montella, insomma, gente che di gol la Roma ne ha fatti tanti. E Mourinho ha trovato il suo centravanti, così come ha trovato il suo super capitano Lorenzo Pellegrini, stagione da leader assoluto del centrocampo, dell'attacco, anche della difesa, qualunque cosa ha fatto Pellegrini quest'anno. Come diceva Mourinho inizio anno, avessi 11 Pellegrini li metterei tutti in campo, effettivamente sì, Pellegrini davvero una stagione formidabile. E infine abbiamo voluto premiare Rui Patricio, c'erano anche nomi come quelli di Smalling che avremmo potuto premiare, anche Zaniolo ha fatto un'ottima stagione, però abbiamo deciso di mettere Rui Patricio perché è stato la svolta di questa Roma. Avere un portiere di un livello così alto come Rui Patricio era mancato tanto a questa squadra, e a dei tempi di Alisson di fatto, e Rui Patricio ha fatto veramente veramente bene, quindi merita di essere inserito tra i tre migliori. Veniamo ai peggiori, dove decisamente c'è un calo di rendimento drastico tra i migliori e i peggiori. Vigna, Mkhitaryan e Shomurodov, questi sono i nomi. Vigna doveva essere il sostituto di Spinazzola, comprato in estate proprio a causa dell'infortunio dell'esterno italiano. Vigna, che in realtà non arrivava neanche come un giocatore di basso rango, anzi sarebbe appunto dovuto essere il titolare, pagato il giusto, giocatore che non era sicuramente un fenomeno, ma però che non aveva fatto vedere belle cose. Esatto, invece un giocatore che è stato veramente non a livello di questo campionato, non a livello di questo calcio, almeno sicuramente quello della Roma. Poca qualità, molta distrazione, difensivamente non è mai stato incisivo, offensivamente non ha mai fatto vedere nulla. Insomma, l'uruguaggio non è stato sicuramente all'altezza di questa squadra. Veniamo agli altri. Mkhitaryan che dopo la stagione fenomenale fatta con Fonseca si è completamente un po', diciamo, abbassato al rendimento degli ultimi anni in Premier League, dove piano piano era un po' defilato come giocatore. Un Mkhitaryan che comunque ha un'età, ha avuto qualche problema a livello di infortuni, e soprattutto c'era il problema del rapporto con Mourinho, che sappiamo non essere idilliaco. E un po' si è visto, infatti Mkhitaryan anche spesso è stato messo fuori posizione, sicuramente non il modulo prediletto per l'armeno, e poi molto spesso preferito a giocatori come appunto Zaniolo. Carles Perez ha giocato comunque le sue partite, Oliveira spesso messo trequartista, e poi tutta una serie di giovani che Mourinho ha preferito lanciare piuttosto che far giocare l'armeno. Quindi insomma non sicuramente la stagione che ci si aspettava dopo l'ultima che aveva fatto. Veniamo a Shomurodov, forse l'acquisto più oneroso dopo Tammy Abraham proprio della Roma, attaccante pagato 20 milioni l'anno scorso dal Genoa, un giocatore che aveva anche le qualità secondo me per poter essere un buon giocatore di questa squadra, un po' che Mourinho non l'ha mai visto con continuità, un po' col fatto che comunque davanti c'era Tammy Abraham, Shomurodov ha giocato poco, e quando ha giocato non ha mai inciso con i gol, insomma un giocatore che spesso veniva messo al 70esimo per l'ultimo quarto d'ora, e non ha mai trovato, diciamo, il gol o comunque qualche giocata che abbia fatto scattare in Mourinho l'amore verso di lui. È un po' un peccato, perché comunque io credo che il giocatore abbia qualità, però speriamo che o con un'altra destinazione o col prossimo anno, potendosi mettere di nuovo all'opera, possa trovare più continuità. Ok, veniamo alla Salernitana. Salernitana che è un po' la Cenerentola, diciamo, del nostro campionato, perché quello che ha fatto lo sappiamo tutti, ma andiamo a vedere i giocatori che hanno fatto quello che poi è stata la salvezza incredibile della Salernitana. Verdi non può che essere in questa top 3, perché si è rilanciato completamente, ha preso un po' la causa, non so cosa Nicola gli abbia detto per far risvegliare anche Verdi, che era un giocatore che ormai non sembrava più avere nulla da dare alla Serie A. Dopo il fallimento al Torino, dopo il fallimento al Napoli, è un Verdi che ha trascinato la Salernitana con i suoi gol, con le sue punizioni, quindi sicuramente il protagonista di questa squadra, così come Bonazzoli, Ederson, c'era anche il nome di Djuric che poteva essere inserito. Bonazzoli 10 gol per la Salernitana, quindi direi niente niente male. Ederson, un altro giocatore che un po' inaspettatamente, era un po' un volto nuovo, io personalmente non lo conoscevo, ha sicuramente dato quel passo in più alla Salernitana, soprattutto nel girone di ritorno. Poi
il primo è quasi incommentabile per la Salernitana. No, un Ederson su cui oltretutto adesso ci sono gli occhi anche di squadre importanti della Premier League, si parlava di Arsenal addirittura per lui, quindi chissà che la Salernitana non ci possa fare anche dei bei soldi. Sì. Passiamo ai peggiori della Salernitana, e sarebbero tanti i peggiori, abbiamo voluto prendere più che altro le grandi delusioni. Frank Ribéry è arrivato a Salerno quest'estate, doveva essere il leader della squadra. Io credo che la Salernitana non abbia mai visto e mai vedrà un giocatore forte come Ribéry vestire la propria maglia, ma è un Ribéry che non c'è mai stato, infortuni, età, anche poca voglia secondo me a un certo punto, però un Ribéry che è stata una grandissima delusione di questo campionato, così come Nwankwo Simi. Adesso per Simi si parla di Monza, ma doveva essere il centravanti, il leader dell'attacco della Salernitana, l'uomo che avrebbe portato la squadra alla salvezza come aveva fatto con il Crotone, e invece Simi non ha praticamente mai giocato, ha perso il posto a Djuric, che era un volto invece assolutamente sconosciuto e inedito come centravanti. Infine abbiamo messo Rade Dragosin, arrivato a gennaio dalla Sampdoria, doveva svoltare la difesa insieme all'acquisto di Fazio, e se Fazio il suo l'ha fatto, Dragosin ha fatto ancora peggio di quanto non abbia fatto la Samp. È un po' un peccato perché quando lo si era visto i primi tempi alla Juve sembrava un prospetto veramente interessante, speriamo si possa riprendere, ma è un Dragosin attualmente molto sottotono. Detto questo, possiamo partire con la Samp. La Samp che ha in Antonio Candreva il suo migliore giocatore in assoluto, senza ombra di dubbio, questa stagione. Candreva esterno, mezzala, attaccante. Tutto. Ha fatto qualunque cosa, era fatto sempre. Di rigori, batte punizioni. Lui c'era. Candreva quest'anno c'era. Stagione formidabile, veramente. Del leader, a questo punto si può dire a tutti gli effetti, la Samp, vista anche l'età di Fabio Quagliarella. Poi Ciccio Caputo, che è partito anche lui un po' piano, ma poi i suoi gol li ha fatti, e ne ha fatti anche parecchi. Non saranno 11 gol, non saranno i 20 gol della stagione a Sassuolo, ma è un Ciccio Caputo che ha fatto il suo, anche considerando il cambio di maglia. Quindi grande stagione. Infine Omar Colley, perché in una stagione un po' altalenante per tutto il centrocampo e la difesa della Samp, lui è stato un po' l'unico punto fermo, e secondo me potrebbe anche essere un punto da cui ripartire per la ricostruzione di questa Samp, che sicuramente ha molto da cambiare anche per l'anno prossimo, perché alla fine è arrivata a 5-6 punti sopra la quota salvezza. E invece d'altra parte un Colley che secondo me dovesse arrivare alla chiamata di una squadra buona e abbastanza maturo da poter fare il salto, ecco. Vediamo i peggiori, dove a malincuore troviamo Stefano Sensi, giocatore che doveva rilanciarsi completamente in questa avventura alla Sampdoria in prestito dall'Inter, giocatore che per la qualità che ha doveva essere veramente il faro della Sampdoria a tutti gli effetti, un giocatore che però di nuovo ancora infortuni e poi non si è trovato, comunque non è mai riuscito ad essere incisivo in questo centrocampo, un giocatore che a questo punto mi viene da pensare ho paura che molto prematuramente abbia già sparato le sue cartucce, perché troppo spesso vessato dagli infortuni, se neanche in una squadra come la Sampdoria riesce più a trovare continuità, ho paura che abbia un po' non sprecato, perché poi non è neanche colpa sua, però insomma che sia un giocatore che dobbiamo salutare un po' in modo anticipato, ed è un vero peccato perché aveva grandissime margini e grandissima qualità. Poi troviamo Rincon, giocatore di grandissima esperienza, che ha vestito maglie come quella della Juventus, il Torino, insomma un giocatore che ha giocato in tante squadre, un giocatore che però anche lui in quest'anno nella Sampdoria non è mai stato incisivo, ha anche perso spesso il posto, insomma non è sicuramente un giocatore di qualità, ma è mancata anche la solita garra che sa mettere in campo, quindi insomma anche un Rincon forse anche lui un po' a fine carriera. Chiudiamo con Murro che alla fine si è ripreso il posto titolare, perché poi a gennaio insieme a Sensi è arrivato anche Conti dal Milan, Conti che però non si è mai visto, e Murro si è un po' trovato a giocare, un Murro che aveva fatto benino nelle sue prime apparizioni in Serie A qualche anno fa, ma adesso questo Murro alla Sampdoria non convince, non è un giocatore di altissimo livello, e insomma non, in generale la Sampdoria non ha prestato quest'anno, quindi insomma non è sicuramente facile trovare dei peggiori, però è
un muro che tra tanti giocatori che ha giocato tanto è quello che ha fatto un pochino peggio. Sì. Vediamo il Sassuolo, dove invece paradossalmente è molto facile trovare i migliori, anzi serviva forse anche un quarto posto. I migliori sono ovviamente Berardi, giocatore favoloso che è secondo solo a Salah in tutti i campionati europei per gol e assist. E poi troviamo Scamacca e Maxim Lopez. Abbiamo preferito mettere lui piuttosto che un Raspadori o un Traoré. Scamacca intanto ha segnato tantissimo, si è imposto, caso ci sono tante voci di mercato su di lui, ed è stata un po' la rivelazione, insomma, questo Sassuolo che si era inventato dopo l'addio di giocatori come Boga e di Caputo proprio ha trovato in Raspadori e Scamacca una coppia di italiani veramente interessante. E poi Maxim Lopez, il colpo anche in questo caso molto interessante che ha fatto Sassuolo quest'estate, un colpo che insieme a Frattesi ha dato una qualità al centrocampo nero-verde veramente da zona Europa, da squadra che si gioca l'Europa per il centrocampo che ha avuto quest'anno il Sassuolo, quindi complimenti anche al francese. Abbiamo detto un attacco così prolifico, un centrocampo da zona Europa, dove il problema è proprio nella difesa. Partiamo da Muldur e Tolian, che sono i due che si dovrebbero alternare sulla fascia destra. Partirei da Tolian più che altro perché era lui il titolare in partenza, ha fatto talmente male da perdere posto a Muldur, che è anche lui in questa flop, quindi potete capire la tragedia della fascia destra del Sassuolo, che ha più o meno convinto a sinistra con Kyriakopoulos. In mezzo alla difesa tra Kyrie e Ferrari qualcosa hanno fatto. Consigli non ha fatto una delle sue migliori stagioni, ma è sempre un buon portiere, ma la fascia destra è stata veramente una tragedia quest'anno, pochissimi assist, pochissimi clean sheet, quindi veramente male. E poi De Frel, ok che quelli davanti a lui hanno fatto benissimo, ma De Frel dire che abbia fatto il suo proprio no. Io ti dico solo 38 partite, ovviamente quasi tutte da subentrato, però 38 partite le vuol dire che le ha giocate tutte, due gol e due assist. Grégoire De Frel non è stato un giocatore troppo incisivo, e quindi ci sta a metterlo nella flop. Passiamo allo Spezia che vede tra i migliori secondo me tre giocatori che potrebbero fare molto bene anche in una big, sì. Anche nel momento in cui dovesse riaprirsi il mercato per lo Spezia e potesse iniziare ad agire per sostituirli, un giocatore come Verde, che era stato scartato di fatto dalla Roma e che ha trovato una sua grande dimensione nella formazione di Thiago Motta, ha fatto veramente bene. Poi un sinistro notevole, è un giocatore come Simone Bastoni, terzino, esterno, centrocampista, può fare qualunque cosa, lo fa sempre bene, grande intensità, piedi molto educati, buona fisicità, un giocatore che non fa mai niente di eccezionale, ma che il suo lo fa sempre. Quindi un giocatore che può far comodo a tante squadre. E poi Maggiore è il leader un po' di questo Spezia, è un giocatore ancora molto giovane, ma è un giocatore che può fare molto bene. Si parla di Torino adesso per Maggiore, per andare a sostituire l'addio di Pobega. È un centrocampo Pobega, e cioè un centrocampo Maggiore, Ricci, Mandragore, Lukic, sarebbe veramente di livello. Maggiore è un giocatore che forse con questi quattro giocherebbe comunque titolare, quindi questo vi fa capire quanto sia un gran bel giocatore. Veniamo invece alle schifezze. No, adesso non esageriamo, però ai peggiori, dove troviamo un Balanzola che aveva fatto benissimo l'anno precedente, poi grossi problemi fuori dallo spogliatoio, problemi disciplinari tra il giocatore e la società, giocatore che doveva essere ceduto, poi ovviamente sappiamo che lo Spezia non può fare mercato, insomma. Un Zola che non si è sicuramente trovato coinvolto quest'anno e non ha preso a cuore la causa dello Spezia, insomma è stato veramente poco decisivo per un giocatore che comunque qualità ha fatto vedere di averne. Poi troviamo Christophe, il peggiore dei difensori dello Spezia, se andate a vedere le sue statistiche, saggi riusciti, tackle completati, insomma palloni rubati rispetto al minutaggio sono veramente inferiori a tutti gli altri difensori. E infine Kovalenko che arriva dall'Atalanta, doveva essere un po' il trequartista, il fantasista di questa squadra, si è visto in partite che si contano sulla dita di una mano, ne basta una sola, non dobbiamo neanche arrivare a due. Poi per il resto un giocatore veramente molto fumoso, molto anche poco presente in campo, un po' nebbioso, ecco, come giocatore mi viene da dire. Sì, andiamo a Torino. Di fatto perso il posto in favore di Jasi e Verde sulle fasce. Esattamente. Passiamo veniamo al Torino, vai. Dove i migliori sono
Lukic sicuramente, Bremer e Pobega. Allora, c'erano anche altri giocatori che si potevano inserire, penso uno come Singo che sicuramente ha fatto una bella stagione e anche Brecalo soprattutto, però abbiamo preferito andare su questi giocatori qua perché è vero che Brecalo ha svoltato un po' la tre quarti del Torino, ma Lukic ha fatto una signora stagione, è stato veramente il centrocampista forse più continuo e anche che ha portato più bonus ovviamente dopo Brecalo nel centrocampo Granata. Poi Bremer, miglior difensore della Serie A, giocatore veramente spaziale, tanti discorsi di mercato su di lui, speriamo solo possa rimanere in Serie A. E poi abbiamo detto Pobega, Tommasino Pobega, che è stato veramente un po' la rivelazione, tornerà al Milan perché era solo in prestito al Torino, ma a questo punto Milan che si trova con Tonali e Pobega, direi veramente una bella squadra per il futuro a centrocampo, sì. Se non dovesse essere mandato in un altro prestito. Assolutamente, assolutamente sì. Passiamo ai flop di questo Torino, e il primo, suo fratello era nei migliori della Lazio, lui si trova nei peggiori del Torino, Milinkovic-Savic è stato l'unico vero punto debole dell'11 titolare del Torino quest'anno, perché sì, ok, i centravanti tra Belotti e Sanabria che si sono alternati non hanno fatto molto bene, ma Milinkovic ha fatto veramente male. Ok, l'addio di Sirigu, il fatto che non sia stato preso nessun portiere per sostituirlo, doveva già far presagire qualcosa, è stato lanciato come titolare Milinkovic, ma ha fatto veramente male, tanto che nel finale di stagione, quando è subentrato Berisha ha fatto molto meglio. Pensiamo ad esempio al rigore parato contro il Napoli, ma anche in generale grandi prestazioni da parte di Berisha. E secondo me l'anno prossimo, anche qua, se non dovesse essere preso nessuno, e secondo me ad esempio un giocatore come Cragno potrebbe essere interessante per il Toro, però sarà Berisha titolare e quindi Milinkovic ha un po' fallito la sua opportunità. Poi Dennis Praet, preso sulla tre quarti per essere un titolarissimo, ha perso gradualmente il posto rispetto ad altri giocatori, complici anche gli infortuni, però non ha reso quanto ci si sarebbe potuto aspettare, anche considerando la squadra di provenienza, perché all'estero aveva fatto veramente molto bene. E poi d'altra parte abbiamo Gigi, un difensore non da Torino, non da Serie A in generale. No. Coffi Gigi già aveva fatto male al Crotone, e al Toro ha fatto ancora peggio. Quindi il Toro, si sono accentuati i problemi. Sicuramente il Toro l'anno prossimo, tra Zima, Buongiorno, Rodriguez e chi dovesse arrivare al posto di Bremer, può fare a meno dell'Ivoriano. Vero. Passiamo a questo punto all'Udinese. Migliori dell'Udinese si sono imposti in realtà soprattutto nella seconda parte di stagione, ma come tutto l'Udinese, su tutti Geraldo Eulofeo, 13 gol, miglior marcatore di questa squadra, una stagione pazzesca da parte dello spagnolo, che finalmente è tornato ad essere il Eulofeo che tutti abbiamo apprezzato in passato. Ed è quasi diventato il giocatore che si sarebbe potuto sempre pensare, ma che non era mai stato, perché comunque un salto di qualità così grande non l'aveva mai fatto Eulofeo. Abbiamo poi i due esterni, Molina e Udogi, gol, assist, spettacolo, dribbling, difesa, attacco, tutto. Molina un po' più offensivo, Udogi anche un po' più difensivo, però due giocatori che secondo me non rimarranno a Udine a fine anno. Le destinazioni sono troppo ghiotte e si meritano palcoscenici decisamente. Vediamo se partiranno entrambi, adesso si parla soprattutto di Udogi, mentre qualche mese fa si parlava più che altro di Molina, vediamo, però sono due giocatori che sicuramente fanno gola a tante tante big, esatto, del nostro campionato. E Udogi, adesso con tutto il bene che si può volere a Emerson Palmieri, ma in nazionale secondo me deve esserci dopo una stagione del genere. Speriamo che piano piano possa inserirsi sempre di più. Andiamo a vedere i peggiori dell'Udinese, dove abbiamo un po' una sorpresa che è quella di Pereira. Adesso Pereira non è che abbia fatto così tanto male, è comunque il leader di questa squadra indubbiamente, tecnicamente e anche carismaticamente. Però un po' di infortuni anche in questo caso e un po' di passaggi a vuoto, soprattutto nella seconda parte del campionato è stato forse il giocatore meno incidente dei titolari di quest'Udinese. Insomma, un Pereira che ha pagato un pochino il... forse non so se il cambio di passo, adesso... l'età comunque avanza anche per lui, però ci si aspettava qualcosina in più. E poi Arslan e Pussetto. Arslan è un giocatore che devo dire non incontra il mio gusto, è un giocatore di quelli proprio rocciosi, rognosi, che serve più che altro per fare legna in mezzo al campo, un giocatore che però secondo me l'Udinese può ambire ad avere qualcosa di meglio, un giocatore che colleziona... Se pensiamo al cambio di passo che ha fatto Makengo quando è entrato al suo posto. Esatto, e poi è un giocatore che colleziona veramente troppi cartellini, quindi insomma, troppo irruento Arslan. E poi Pussetto che in realtà doveva essere un po'
anzi era visto come quello migliore tra lui ed Deulofeu, aveva iniziato anche discretamente bene, poi però è sparito completamente l'argentino, ed è un po' un peccato perché le qualità di Pussetto le conosciamo, è solo che quest'anno non è riuscito a trasferirle anche sul campo, insomma un Pussetto da cui ci si aspettava di più vista appunto la qualità tecnica del giocatore. Veniamo a questo punto al Venezia, dove abbiamo da vedere i migliori. Anche qua era complicato trovare dei migliori nel Venezia. Abbiamo deciso di mettere Ceccaroni, Aramu e Henry. Allora, Ceccaroni il migliore dei suoi, sicuramente se andiamo a vedere le statistiche, insieme ad Aramu. Aramu che è stato un po' il fulcro offensivo di questa squadra, con i suoi rigori, con le sue punizioni, insomma il giocatore più tecnico di questa squadra. E poi Henry, la punta, in realtà erano prese tante punte del Venezia, c'era Nsamé, c'era Okereke, alla fine Henry il più anziano e quello più di esperienza, quando c'era da fare i gol che dovevano servire li ha fatti anche, e quindi tutto sommato Henry meritava di essere in questa squadra, anche se ripeto è stato molto complicato scegliere dei giocatori per il Venezia. Passiamo ai peggiori, e qua abbiamo... Partiamo da Nani perché era arrivato come il colpo di gennaio per svoltare la stagione del Venezia, che era fino a quel momento abbastanza buona e che però stava iniziando a dare qualche segno di cedimento. Nani mai stato presente in campo, se non con un assist alla prima partita. Un Nani veramente disastroso. Non so se fosse andato al Venezia solo per farsi una vacanza sulla laguna o per altro, di certo non per giocare a calcio, perché considerando tutte le qualità che Nani ha fatto veramente male. Un po' un discorso analogo con Ribéry, con l'attenuante sì. Però di Ribéry che ha una certa età, e Nani invece è ancora relativamente giovane, quindi 33-34 anni, comunque ha un'età più fattibile, e non si è per niente visto. D'altra parte, Maimpa ha fatto malissimo, è stato uno dei peggiori portieri di questo campionato e non ha mai dato certezza alla difesa del Venezia, tanto che sono stati anche alternati altri portieri. Maimpa, male. E poi abbiamo la chicca di questa flop, perché Jonsen ha fatto credo una delle peggiori stagioni che un essere umano abbia mai fatto la storia del calcio. Adesso non voglio esagerare, però Dennis Jonsen ha fatto 27 presenze, un gol, con 5 tiri in porta in 27 presenze, 1464 minuti giocati, cioè comunque sono numeri, 2 assist e una percentuale di passaggi riusciti bassissima, 177, cioè veramente una stagione quella di Jonsen. Boh, vabbè, meno male che... Doveva essere il faro tecnico, l'attaccante titolare, e invece non è stato così, forse anche per fortuna del Venezia, perché fosse stato il titolare non sarebbe stato il massimo. Vai col Verona, passiamo a questo punto al Verona. Vabbè, i tre migliori non è che ci sia troppo da dire, è il tridente delle meraviglie questo qua, tutti e tre in doppia cifra, Caprari, Barak e Simeone 16 gol, Barak, Caprari, stagioni pazzesche, sono i tre tenori della squadra di Tudor. Tra l'altro, considerando che il Verona ha ceduto Zaccagni in estate, si poteva pensare un po' a una stagione un po' più negativa in fase offensiva, invece è stata strepitosa e sono i tre più grandi artefici di questo straordinario successo del Verona. Mi ha ricordato un po' il successo del tridente dei cugini, quelli del Chievo-Verona, che qualche anno fa fu il miglior attacco d'Europa. ma guarda qua il Verona, a Verona ci sono queste favole. Sono queste cose, esatto. Dai, chiudiamo con i peggiori del Verona. Abbastanza facile in realtà andare a cercare i peggiori del Verona. Bessa, che è un giocatore che doveva dare il ricambio e forse anche giocarsi il posto da titolare dopo l'addio di Zaccagni. L'anno scorso tutto sommato aveva fatto anche le sue buone partite, un trequartista che però non si è mai imposto e anzi non è mai veramente sbocciato in questa squadra sotto la guida di Tudor. Poi abbiamo Ceccherini e Sutalo. Ceccherini che doveva essere il giocatore più di esperienza in questa difesa, e invece un Ceccherini che malissimo quest'anno, uno dei peggiori difensori, è coinvolto in tantissime, tutte le volte che ha giocato non ha mai riuscito
a tenere la porta inviolato. Esatto, il fatto è stato 34 presenze di Ceccherini, un clean sheet, delle 4 partite che non ha giocato, 3 clean sheet. Sì, infatti. E poi ha commesso tanti falli da rigore, insomma, molto impreciso Ceccherini. Sono stati sicuramente più fondamentali da questo punto di vista giocatori come Gunther, sicuramente su tutti, e poi gente come Magnani, Davidovic, insomma, giocatori decisamente migliori da questo punto di vista. Un Ceccherini che insomma tornerà poi alla Fiorentina, ma non è un giocatore secondo me che può dare ancora tantissimo. E infine Sutalo doveva essere il giocatore che poteva anche far svoltare un po' tecnicamente la difesa del Verona. Arrivato in prestito ad Atalanta, dove insomma un giocatore comunque che ha tanti occhi addosso, perché appunto è giovanissimo e è un po' una promessa, quest'anno ha fatto veramente male quando ha giocato. Un giocatore che secondo me deve anche mettersi un po' a posto dal punto di vista della mentalità e del carattere. Un giocatore che risulta quindi troppo acerbo e che non è mai riuscito a dare nulla a questo Verona, eppure sarebbe un giocatore molto utile, perché può fare il difensore centrale, può fare il terzino, insomma, con l'Atalanta l'avevamo visto anche esterno, insomma, un giocatore che può essere molto duttile, quindi ci si aspetta di più sicuramente da lui. Ok, anche questa campagna, diciamo, è finita. Speriamo che vi siano piaciuti questi due video, per quanto lunghi, però abbiamo cercato di renderli comunque ricchi e di contestualizzare ogni giocatore di cui abbiamo parlato. Mi raccomando, come diceva Bertù in apertura, fateci sapere la vostra, se siete d'accordo con noi, se avreste messo altri nomi, quali sono le vostre top e flop 3, visto anche che comunque ci avevate chiesto un video simile. Mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri social, mettete mi piace a questo video, condividete con gli amici e iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora già fatto. Noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento.